Ciao ragazzi, oggi siamo in un nuovo spot e qua a Caorle nel fiume Brian. Ho sentito dire che è un buon posto per fare belle catture. Io sono arrivato stamattina, oggi è l'1 luglio e si riapre la pesca alla carpa dopo la frega. Questo posto non l'ho mai provato in vita mia, è la prima volta e da come ho visto è già un buon inizio perché vedo carpe saltare nelle vicinanze della mia pasturazione. Questo posto, allora, questo fiume qua ha poca corrente. Cioè, l'unica pecca è questo ponte qui che può dar fastidio nel lancio o quando si cattura una carpa che si possa nascondere su di tre lici. Allora, i posti dove ho lanciato le canne, uno è proprio dove c'è l'imboccatura del ponte là. Una è davanti dritta ai picchetti e una è sparata in centro fiume per vedere se qualche carpa gira lì. La giornata è più o meno bella e si spera in qualche cattura. Ragazzi, questo è l'innesco che uso io, boilies al geranio, che è un'esca pazzesca. Adesso provo a cambiare posto perché non vedo risultati, non vedo molti risultati. Allora, io provo a lanciare qua sotto su un sottoriva e pasturo con qualche palla di fioccato. Tieni. È partito? Sì. E c'è, ragazze. Questa penso sia una carpa innescata con boilies alla banana e alla fragola del 010. Bella, ragazzi, è una bella specie. Eccola qua, una bella specchi, bellissima. Speriamo che non mi casca. Ecco ragazzi, questa è la nostra amica che ci saluta. Ok, perfetto. Eccoci ragazzi alla fine di questa piccola sessione nel fiume Brian. Come primo giorno dopo la frega ho avuto solo una cattura di una carpetta specchi 2 kg, sì, no, 2 kg e basta. Fra poco vado via e ci ritornerò anche con i miei amici, sperando di fare qualche cattura in più. E ora mettiamo via tutto.